Impariamo a conoscere meglio l'anfiteatro di El Jem. L'anfiteatro romano di El Jem, noto anche come anfiteatro di Tisdrus, sorge nel mezzo della città di El Jem. La città di Tisdrus, oggi conosciuta come El Jem, era una delle città più importanti della provincia romana di Africa Proconsularis e l'anfiteatro era un simbolo del potere e della grandezza della città. Con i suoi quasi 35.000 posti a sedere, si posiziona come il terzo anfiteatro romano per capienza, superato solo dal Colosseo di Roma e dall'anfiteatro di Capua. Un viaggio nel tempo tra gladiatori e spettacoli. Costruito sotto il regno del proconsole Gordiano I nel II secolo d.C., l'anfiteatro presentava un simbolo del potere e della prosperità romana in Africa. Qui si svolgevano cruenti combattimenti di gladiatori, corse di carri e spettacoli di vario genere, che intrattenevano le folle e rafforzavano il senso di coesione sociale. La sua struttura, caratterizzata da arcate e gallerie concentriche, riflette l'ingegneria avanzata dell'epoca, con soluzioni volte a ottimizzare l'acustica e la visuale per tutti gli spettatori. Ancora oggi, nonostante i secoli di incuria e spoliazioni, l'anfiteatro conserva un fascino straordinario, offrendo un'idea della sua grandiosità originaria. Un patrimonio dell'umanità. Riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1979, l'anfiteatro di El Jem rappresenta un tesoro inestimabile per la Tunisia e per il mondo intero. Le sue mura, alte fino a 30 metri, raccontano storie di battaglie, trionfi e divertimenti, trasportando i visitatori indietro nel tempo. Differenze costruttive tra l'anfiteatro di El Jem e il Colosseo. Pur condividendo molte caratteristiche tipiche degli anfiteatri romani, l'anfiteatro di El Jem e il Colosseo presentano alcune differenze costruttive. Materiali. Colosseo. Travertino, una pietra calcarea pregiata e resistente proveniente da cave lontane. Anfiteatro di El Jem, pietra calcarea locale più economica e facilmente reperibile nella zona, ma con caratteristiche di resistenza e lavorabilità comunque buone. Tecniche costruttive. Colosseo, maggiore utilizzo di volte e arcate in calcestruzzo romano, che permettevano di realizzare strutture più complesse e leggere. Anfiteatro di El Jem, maggiore utilizzo di muratura in pietra calcarea con minore impiego di volte e arcate. Struttura. Colosseo, ellittico con assi di 187 e 156 metri e un'altezza di 48 metri. Anfiteatro di El Jem,
ovale, con assi di 148 e 122 metri e un'altezza di 36 metri. Mura. Colosseo, composte da 80 arcate su tre livelli, con semicolonne e pilastri decorativi. Anfiteatro di El Jem, composte da 60 arcate su tre livelli, con un aspetto più semplice e massiccio. Anelli. Colosseo, tre anelli di posti a sedere per un totale di circa 50.000 spettatori. Anfiteatro di El Jem, tre anelli di posti a sedere per un totale di circa 35.000 spettatori. Apogei. Colosseo presenta apogei, ovvero aperture nella parte superiore delle mura che permettevano l'ingresso della luce e la ventilazione dell'arena. Anfiteatro di El Jem non presenta apogei. Al loro posto vi sono delle aperture più piccole e regolari distribuite lungo le mura. Decorazioni. Colosseo riccamente decorato con statue, sculture e fregi in marmo e travertino. Anfiteatro di El Jem, meno decorazioni rispetto al Colosseo, con alcuni elementi decorativi in pietra calcarea e tracce di affreschi. Conclusione. Le differenze costruttive tra l'anfiteatro di El Jem e il Colosseo riflettono in parte la disponibilità di materiali e le tecniche costruttive dell'epoca, in parte le scelte stilistiche dei progettisti. Nonostante queste differenze, entrambi gli anfiteatri rappresentano capolavori di ingegneria romana e testimonianze eccezionali della potenza e della raffinatezza dell'impero romano. Un'esperienza indimenticabile. Visitare l'anfiteatro di El Jem significa immergersi nella storia e nell'atmosfera dell'antica Roma. Passeggiare tra le sue arcate, immaginando il ruggito della folla e l'adrenalina dei gladiatori, è un'esperienza che lascia senza fiato. Un viaggio nel tempo che riporta in vita la grandiosità e la potenza dell'impero romano. وقت غروب الشمس واقف عالبحر بعيد عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها